Nuovo giorno, nuovo video. Oggi sarà un video un pochino diverso, anche perché ho voglia di intraprendere un nuovo tipologia di video che sia un review. Benvenuti nel mio canale, innanzitutto. Io sono Tamara e oggi andiamo a vedere insieme i tutorial di maggio, quindi ripercorriamo insieme i tutorial che abbiamo fatto di maggio. Questa è una di queste, una di quelle, è una maglietta Aster, bellissima, mi sono stradivertita a lavorarlo, ma lasciamo da parte e partiamo subito con il review. Io ho il mio cellulare in mano, quindi perché non mi ricordo ovviamente tutti i video, ma recuperiamo subito subito. Ci sono state tantissime domande sui tutorial, quindi approfittiamo anche di questo, di questo piccolo video per ricapitolare tutti i passaggi che abbiamo fatto nei vari tutorial. Innanzitutto vi do il benvenuto nel mio piccolissimo angoletto dove lavoro. Vedete dietro, questa è la mia libreria, il tavolo dove lavoro, e piano piano qui sviluppo tutti quanti i tutorial man mano che riesco. La mia ring light che mi illumina tutto. Quindi partiamo subito con questa tipologia di video. Allora, la prima cosa che abbiamo fatto nel mese di maggio è stata lo scialle Zefiro. Lo scialle Zefiro l'abbiamo realizzato. Allora, l'abbiamo realizzato, sì. Partendo dalla parte iniziale, quindi la parte sopra, abbiamo sviluppato con gli aumenti tre spicchi che ovviamente possono diventare sia 5 sia 4. Più spicchi mettete, più la rotondità dello scialle diventa molto netta. Abbiamo utilizzato due colorazioni di zefiro, una del verde e l'altra se non sbaglio, del cipria. Se non erro, quindi questa è stata una maglia, uno scialle che me l'avete strarichiesto e vi è strapiaciuto. Veramente mi fa piacere che vi è piaciuto questo tipo di scialle. Ne faremo tantissimi altri. Ho intenzione di fare anche un copricostume, un qualcosa così molto, molto belle. Quindi questo è un anno di svolta, quindi partiamo con questo scialle. La proposta vi è piaciuta, quindi abbiamo utilizzato, quindi sulla parte finale ho utilizzato un diagramma facile che dà rotondità al lavoro. Più andate a sviluppare questo tipo di diagramma, più lo scialle si arrotonda e diventa molto più come posso, largo, ok? Non mi veniva. Io ho fatto una bordatura piccola, però si può veramente sbizzarrire e allungarlo quanto più preferite. Il Zefiro appartiene, come sapete, all'azienda Filati Discount, quindi anche nell'infobox vi lascio tutti i link diretti sia ai tutorial e sia ai filati che abbiamo utilizzato. Il Zefiro è uno dei miei filati preferiti. Me ne sono innamorata, si lavora veramente benissimo, non si piglia durante la lavorazione, non si sdoppia, anche perché è tipo non è una fettuccia, è un tricottin leggero leggero, tipo una trecciolina, sapete, è tricottin, è tipo fatto intrecciato quel filo che è talmente leggero. Non punge anche se è l'urex, non punge assolutamente. Io l'ho già utilizzato, l'abbiamo utilizzato per un altro progetto che vedremo più avanti. Che è veramente, veramente bellissimo. Non punge, si lavora bene, morbido, leggero, quindi perfetto per l'estate. Nelle serate più estive, dove uscite, magari, che ne so, andate per una cena, sapete che fa freschetto, vi sedete fuori, mettete lo scialle e siete a posto. È molto, molto, leggero. La seconda proposta che vi ho fatto è stata questa maglietta Aster, lo scollo a V,
come vedete. Abbiamo chiuso la parte centrale delle maglie, abbiamo sviluppato lo scollo a V per dare più carattere al lavoro. È un raglan che ho lavorato a raglan, maglia semplicissima, maglia raglan, maglia rasata, manica corta. Ovviamente di questo qua si può fare manica a tre quarti, manica lunga, come più preferite. Si può replicare anche con filato invernale per chi lo desidera. Lo sviluppo di questa maglia è veramente veramente semplice. Tutti i passaggi ve l'ho cercato di andare più piano possibile, in modo tale da farvelo comprendere il più possibile. Abbiamo inserito dopo sotto la manica, come vedete, un diagramma semplicissimo da realizzare. Basta che andate a continuare il vostro progetto, più lo allargate più il lavoro si sfianca, quindi è abbastanza morbida sui fianchi, quindi per le curvi è perfetto. Questa maglietta replicabile anche con il filato invernale, come lo scialle, lo potete realizzare con qualsiasi. Io ho utilizzato il polveroso grano, un filato veramente pazzesco, davvero davvero bellissimo. La sfumatura che dà è leggera, ideale. Ci sono tantissime colorazioni di questo polveroso, quindi andatelo a vedere perché è veramente bellissimo. Questo filato, lavorandolo a maglia rasata, prende una essendo che è ritorto, ok, prende una lavorazione, come vi posso dire, che si incurva leggermente, ma è risolvibile, non vi state preoccupare, è risolvibile nel bloccaggio. Quindi quando andate a fare il lavaggio del vostro lavoro, lo stendete in modo tale che non si giri, diciamola così, ma poi man mano che lavorate ve ne rendete conto. Proseguendo, abbiamo il tutorial della maglia multicolore, il rainbow, che è una maglia fatta sempre con il zefiro, come vi dicevo, il Zefiro Lux, ma in tre varianti di colore. Ovviamente questo tutorial si può fare anche in un'unica colorazione. Vi scegliete un colore, lo potete realizzare unicamente di un colore, oppure come ho fatto io, in tre colori, in quattro colori, in cinque colori, come più preferite. Ovviamente è a vostra scelta. Abbiamo inserito un punto di lavorazione veramente facile, veramente semplicissimo, anche da replicare per chi fosse principiante nella maglia. Quindi è veramente veramente semplice. Anche qui c'è lo scollo a V, ho realizzato lo scollo a V, siamo partite da giù, abbiamo creato il tubo fino a sotto le maniche, poi abbiamo diviso la lavorazione sul pannello davanti e il pannello dietro e abbiamo lavorato due pannelli separatamente. Sul davanti l'abbiamo diviso ulteriormente in due sezioni, la parte destra e la parte sinistra, in modo tale che da fare lo scollo a V e partire fino alle spalle. Il dietro invece l'abbiamo fatto semplice, abbiamo cucito la parte delle maniche, quindi delle spalle, e il lavoro è terminato. Come vedete, ho scelto un progettino veramente semplice, anche perché preferisco fare tutorial veloci, semplici e d'impatto visivo, perché veramente dobbiamo spiccare questo in quest'anno. Quindi poi abbiamo realizzato la recensione dei filati discount, che è stata veramente apprezzata anche quella. Di quel filato io ho qui a terra, scusate, ho questo qua a disposizione qua vicino a me, che è il luminoso nero, la colorazione variante nera, e ci sto realizzando veramente un qualcosa di spettacolare. Vi ho fatto vedere su Instagram, quindi se non mi seguite su Instagram andate a seguirmi anche lì, perché lì vi faccio vedere man mano che lavoro, vi faccio vedere le lavorazioni che sto realizzando, quindi seguitemi anche lì sull'altro social. Intanto per l'altro progetto che abbiamo fatto, abbiamo realizzato il Ferri, la maglia Ferri, un progetto bellissimo,
Bello, bello, bello. Il filato che abbiamo utilizzato è il Ferri, nella colorazione, non mi ricordo, però ce l'ho qui. Eccolo. Ce l'ho qui a disposizione, scusate, ma dietro c'è la gonna che sto terminando sul tavolo. Il Ferri Cipria, vedete? Questo è un filato bellissimo, un pochino pelosetto, ma è il pelo non assolutamente non dà problemi. Filato è 84% viscoso, 16% poliammide, in 50 grammi ci sono 305 metri, quindi è bello, è finissimo come filato, infatti io l'ho doppiato con il frisè panna, anche lui il frisè bellissimo, irregolare, ma da quella irregolarità che gli dà carattere al filato, quindi il Ferri è molto molto morbido, il frisè anch'esso morbido, ma scusate, anch'esso morbido, ma allo stesso tempo gli dà quella bellezza unica, davvero unica, insieme formano una combo pazzesca. Io mi sono divertita a lavorarlo, abbiamo fatto due pannelli, uno davanti e uno dietro, e i pannelli delle maniche. In base allo scalfo che volete, dovete realizzare poi successivamente la parte delle maniche. Questo è stato un progettino facilissimo, abbiamo utilizzato un punto veramente bello che a me piace veramente tanto ed è perfetto per quest'estate che farà caldo e abbiamo bisogno di leggerezza, questo è un progetto davvero bellissimo. Io l'ho già utilizzato e anch'esso può essere utilizzato per le curvy perché la morbidezza del filato la fa da padrone, perché chi vuole nascondere qualche difettuccio del proprio corpo, questa maglia è perfetta, con una canotta dietro, sotto e la sua bellezza proprio. Poi vi ho fatto vedere come inserire l'elastico alla gonna, io la gonna ce l'ho qua sul tavolo che la devo finire, lunedì sarà pronto il tutorial, e poi abbiamo fatto l'introduzione alla tecnica contigus. La tecnica contigus, io vi ho fatto vedere i calcoli che faccio io per quel tipo di tecnica, ok? Specifico, ok? Perché ci sono delle regole che vanno seguite, ok? Ovviamente io seguo quel tipo di tecnica, quindi quei calcoli io ve li faccio vedere, ovviamente, e mi trovo benissimo, quindi. Poi faremo con la tecnica un cardigan e vi faccio vedere tutti quei calcoli a cosa servono. Quindi man mano andremo a realizzare insieme anche un tutorial davvero bellissimo. Io ve lo vorrei far vedere. Mannaggia, aspettate se riesco. Oh, ho tirato il pugnettino. Ok, ci sono riuscita. Guardate. Guardate che meraviglia, guardate, guardate che bellezza. Allora, io l'ho appuntato qua sul manichino, guardate dietro, vediamo se ve lo faccio vedere, guardate. Ok, questo sarà un progetto di sabato, molto probabilmente, ora lo appoggio qua dietro, qua sotto. Allora, questo sarà un progettino per sabato, molto probabilmente, perché non riesco a finirlo. Adesso sto cercando di finire la gonna, che ce l'ho qua sul tavolo, e ve la faccio vedere subito, 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 subito. Allora, questa è una gonna bellissima, che io ho fatto sulle mie misure. Ovviamente ognuno sulle proprie misure la fa come più preferisce, la larghezza che più preferisce, la comodità che più preferisce. Questa è la mia gonna, ok? L'elastico c'è, sembra grande dal video, ma è la mia misura, ok? La mia taglia. E sotto sto inserendo un punto di lavorazione che è davvero bellissimo. Io ve lo faccio vedere così per non farlo sfilare. Guardate, è davvero davvero bello. È un punto davvero bello che voglio utilizzare assolutamente per un altro tutorial e faremo molto probabilmente una maglia abbinata a questa gonna e utilizzerò questo punto. È semplicissimo anche perché ci sono quattro righe che si ripetono sempre, quindi è veramente semplice.
Io mi fermo qui con questa review. Se avete domande per questi tutorial che abbiamo fatto, scrivetelo qui sotto al video, scrivete i vostri commenti, così io posso leggere e vedere le vostre perplessità e le vostre domande. Ovviamente seguitemi anche su Instagram e su vari social che io propongo, lì ci teniamo molto più aggiornate. Vi invito ad andare a visitare il sito di Filati Discount, anche perché ci sono tantissime varianti di colori che potete scegliere, tantissimi filati, vi potete divertire, sbizzarrire a scegliere le colorazioni, il tipo di filo, perché ce ne sono tantissimi. E vi ricordo di iscrivervi al canale, perché è molto importante e mi sostenete anche a me. Quindi mi diverto a pubblicare e andremo avanti con i nostri progettini. Quindi spero che questo review vi è piaciuto. Se è così, me lo scrivete giù nei commenti, vi aspetto lì. E così possiamo proseguire ogni mese a fare questo tipo di tipologia di video. Io mi fermo qui, vi saluto, vi abbraccio forte, vi ringrazio per aver visto, per aver seguito il video, quindi niente, vi aspetto con altri tutorial. Ciao!